Prima ancora che Rockstar rilasci il vero GTA 6, c'è già un gioco in circolazione che sembra proprio volerlo imitare, spudoratamente. E no, non sto scherzando. In questo video ti spiegherò di cosa si tratta, perché dovresti stare attento a tutto quello che ho scoperto su questo strano progetto, parte del motivo per cui ho deciso di realizzare questo video, è proprio per metterti in guardia, perché molte persone stanno iniziando a spacciare questo gioco come un leak di GTA 6, ma in realtà è tutt'altro. Hola Gringos e benvenuti, io sono Vigi Future e tu stai guardando Mucchio TV. Il gioco si chiama Paradise ed è sviluppato da un gruppo chiamato Ultra Games Limited. Quello che mi ha davvero colpito è che, a prima vista, sembra proprio una versione modificata di GTA 6. Hanno letteralmente preso ispirazione da GTA, tanto che potrebbe ingannarti se non stai attento. Ma la parte sicuramente più strana è che sembra mescolare alcuni elementi di The Sims, creando una sorta di fusione tra i due giochi. Ho dovuto fare un po' di ricerche per capire di più su questi Ultra Games Limited, questa azienda, e ti dico subito che la cosa mi ha lasciato parecchio perplesso. Il loro sito web non sembra affatto quello di uno studio di sviluppo serio, anzi, ha più l'aspetto di un portale sociale ambiguo o addirittura di un sito di scambio di criptovalute. Ti lascerò comunque il link nella descrizione, così puoi giudicare proprio tu stesso. Ma fidati, c'è qualcosa di davvero molto strano in questa faccenda. E poi, la descrizione del loro gioco è a dir poco bizzarra, sembra scritta da un'intelligenza artificiale. Dice cose come il nostro studio leader nello sviluppo di giochi sfrutta il talento del nostro team internazionale per ridefinire gli standard di innovazione di gioco. Ok, ma cosa significa? Suona bene, ma è una di quelle frasi che in realtà non dicono nulla di concreto. Insomma, una bella insalata di parole. Ora, parlando del gioco in sé, Paradise sembra essere una sorta di falso GTA 6. Hanno già un canale YouTube con alcuni trailer che mostrano il gameplay e dicono chiaramente che è un gioco open world basato su IA. Il canale è stato aperto solo qualche mese fa, a giugno del 2024, e hanno caricato due video, due trailer che ho guardato attentamente. Hanno anche una pagina sui social media dove descrivono il gioco e mostrano una serie di clip che presentano le varie cose che puoi fare. Anche qui ho lasciato tutti i link in descrizione, ma voglio mostrarti alcune clip per farti vedere di cosa sto parlando. Onestamente, il gioco non sembra niente male a una prima occhiata. Ha un'ambientazione open world piuttosto realistica, con molti elementi che ricordano GTA. Ci sono macchine super veloci, NPC realistici, negozi e locali con cui puoi interagire. Però, se guardi più attentamente, vedrai che è ancora in fase di sviluppo e dichiarano che tutto potrebbe cambiare. In effetti il gioco ti permette di interagire con praticamente chiunque, una caratteristica simile a quella che abbiamo visto in Red Dead Redemption 2 e che probabilmente ci sarà anche in GTA 6. Ma c'è di più, sembra che il gioco abbia preso anche molti elementi da The Sims. È strano perché non sembra esserci un vero e proprio obiettivo. Puoi fare tutto ciò che vuoi, ma senza una direzione precisa. Dopo aver visto le clip, ti rendi conto che Paradise cerca di unire il meglio di GTA e di The Sims in un unico gioco, ma non è tutto. Il motore grafico che utilizzano è l'Unreal Engine, mentre Rockstar usa il proprio motore, ovvero il Rockstar Advanced Game Engine, che sarebbe il Rage. Quindi, anche se a prima vista può sembrare un clone di GTA 6, è costruito sicuramente su basi diverse. Tuttavia è qui che arriva la parte davvero strana. Nel trailer più recente che hanno pubblicato poche ore fa, si vede una scena di spiaggia con dettagli che sembrano presi direttamente da GTA 6. Lascia che ti mostri una cosa, guarda gli ombrelloni sulla sinistra, sono bianchi e blu, con un logo intrecciato a forma di S sulla parte blu che dice Soul Sister e sulla parte bianca c'è scritto Vice Beach. E sai che c'è? Questi ombrelloni appaiono nel trailer ufficiale di GTA 6. Non so come abbiano fatto a ottenere questi asset, dato che il gioco non è ancora uscito, ma sembra che abbiano copiato direttamente dal trailer di GTA 6.
E questo è un problema. Per chi non lo sapesse, questi ombrelloni sono un asset creato da Rockstar per il gioco. La scritta Soul Sister è una parodia creata da Rockstar, ispirata a una compagnia di ombrelloni realmente esistenti a Miami, chiamata Beerer Brothers. Quindi, quello che stiamo vedendo in questo gioco non è solo un omaggio o un'ispirazione, è una copia diretta, e qui potrebbe entrare in gioco la questione del copyright. Voglio anche mostrarti la descrizione del loro trailer più recente. Dicono che il filmato è stato catturato direttamente dal gameplay e descrivono Paradise come un mix tra GTA e la costruzione di mondi stile The Sims. Ma attenzione, i commenti sotto il video rivelano scetticismo. Molte persone dicono che sembra tutto troppo finto, le animazioni sono terribili e che potrebbe essere un gioco truffa. Ed è proprio questo il punto. Voglio metterti in guardia. Se stai pensando di preordinare o acquistare questo gioco, potresti rischiare di non ricevere nulla. Sembra tutto troppo sospetto. La fame di GTA 6 è ormai alle stelle e quando qualcosa che gli somiglia compare all'orizzonte, molte persone ci cascano facilmente, ma ti consiglio di non farti ingannare. Questo gioco qui, Paradise, sembra volersi approfittare di chi è in attesa di GTA 6, prendendo in prestito molti elementi, persino asset protetti da copyright, come gli ombrelloni di Vice Beach. Spero che Rockstar o Take-Two Interactive si accorgano di questo e prendano provvedimenti. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi. Ti sembra un gioco interessante o pensi che sia solo una brutta copia di GTA 6 e per sfruttare il momento di hype? Io sono davvero curioso di sapere la tua opinione. E se questo video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un like e di iscriverti al canale. Se attivi la campanella delle notifiche, sarai sempre aggiornato sui nuovi video, soprattutto quelli su GTA 6, perché ne arriveranno molti molti altri. Come sempre, grazie mille per aver guardato. Prenditi cura di te e noi ci vediamo la prossima volta, sempre qui su Mucchio TV. We got this far, don't know how.